Intanto lo saluto pubblicamente. Ma sei venuto a portare a testa? No, lo saluto pubblicamente perché ho avuto il piacere di ascoltarlo come sindaco e poi quando è venuto alla chiusura della campagna elettorale. Adesso dicevo prima, sono ascoltato come docente. Ci sono delle cose estremamente interessanti che volevo, una in particolare però volevo sottolineare. Esce un pochino dal seminato, ma lievemente. Intanto in premessa volevo dire che già le cose che si fanno a Pregnana le espresse in maniera molto chiara ed efficace, no? E parto da questa cosa. Io il venerdì ricevo i cittadini, quindi stasera ho ricevuto, e mi riconosco dalle cose che hai detto perché su 8-10 persone sono venute questa sera, a parte due che portavano dei problemi di carattere viabilistico, tra l'altro poi ne parleremo, risolvibili. Il resto erano lavoro, la casa e due in particolare liti di vicinato, quindi problemi di convivenza. Quindi attiene proprio quella dimensione della percezione della paura che poi si esplicita nelle forme che abbiamo visto. E, quindi cosa mi viene da dire rispetto alle cose che hai detto e che mi hanno colpito anche se in parte conoscevamo questi numeri, e cioè il fatto che negli anni 90, proprio in relazione con la chiusura di un ciclo anche politico o di impegno delle persone, dei cittadini, no? Che faceva riferimento alla politica come contenitore a cui chiedere la risoluzione delle problematiche, c'è stato un picco di questa percezione dell'insicurezza, o della mancanza di sicurezza, insomma. E quindi la prima domanda che mi faccio, ma non ho risposta, è che bisogna, e la faccio a tutti, tanto la sede è questa, siamo tra persone che militano in partiti della sinistra, del centro-sinistra. Come recuperare? Perché è d'obbligo recuperare questo rapporto con la gente in cui non venga lasciato al singolo come dire, lo sfogatoio per le proprie paure, per le proprie pulsioni, ma che venga in maniera collettiva ragionato e trovata la soluzione. Questo mi sembra un elemento estremamente importante. Nel tuo intervento l'hai sottolineato in più passaggi, anzi è stato, secondo me, è la traccia del tuo intervento, quindi non tanto i numeri di quello che ringraziamo, la fenomenologia del fenomeno criminale, ma questo aspetto che anch'io, sentendoti e avendoci così pensato su un po' negli anni, trovo che sia esattamente quello. Quindi un ragionamento collettivo per noi che militiamo, facciamo dell'attività politica, istituzionale e all'interno dei partiti parte della nostra vita, mi sembrano elementi importanti per rispondere a questa domanda. Questa era la riflessione, la prima domanda. Grazie.